Non sono un medico, però sono senza frontiere. Cosa succede? Posso in qualche modo contribuire alle operazioni di Medici Senza Frontiere perché per permettere a un medico di fare il proprio lavoro e assistere e dare delle cure a una popolazione in crisi, magari in Congo, c'è sempre bisogno anche di acqua, c'è bisogno di avere dell'acqua potabile, quindi di avere dell'acqua che siamo sicuri di poter bere. Per noi, per i medici di MSF, di Medici Senza Frontiere, ma anche per i nostri pazienti soprattutto, e certe volte anche per la popolazione, perché ci sono alcune situazioni in cui, per esempio, un'epidemia di colera molto spesso è causata proprio dalla qualità dell'acqua, quindi non basta curare i pazienti, bisogna anche dare acqua sicura a tutta la popolazione a rischio di ammalarsi di colera. E quindi io faccio proprio questo, mi occupo dell'acqua, mi occupo della gestione dei reflui, perché non possiamo certo arrivare in un posto costruire un ospedale molto velocemente e non pensare a cosa succede con i reflui del nostro ospedale o con i rifiuti sanitari del nostro ospedale. Mi occupo di tutte queste cose. Oggi sono a Bruxelles perché dopo un bel po' di anni in cui Medici Senza Frontiere mi ha mandato in vari paesi, in Congo, in Sierra Leone, a Haiti, in Repubblica Centrafricana, adesso sono più in ufficio perché supporto le persone che stanno facendo il mio lavoro, quindi le persone della mia squadra le supporto a distanza. Tu